Giovanni Malagò, un applauso molto forte. È il mio territorio. Grazie. Allora, il film di Peppe Fiorello, Malagò, il Papa che è venuto, sono delle grandi messaggi. Uomini di cultura, uomini di grande sensibilità che fanno capire realmente che noi cattolici, con il Papa, con Giovanni Malagò e con tutte le persone che fanno realmente del bene su questa terra, ci sono speranze per tutte le persone, le fasce deboli, anche i ragazzi dell'area penale. Bravo. Perché deve essere un messaggio chiaro, molto chiaro. Noi siamo qui da 7 anni e oggi, grazie all'interesse e alla grande sensibilità del nuovo presidente del CONI, abbiamo la ribalta. E quello che deve andare alla ribalta è tutto ciò che voi vedete. È molto importante perché noi in questa palestra riusciamo a mettere insieme le multi problematiche che soltanto lo strumento dello sport risolvere, come portare la famiglia in palestra. Sapete bene come usiamo noi questo metodo. Noi portiamo la mamma e il papà con pochi euro e tutti i figli non pagano. Diversamente abili non pagano. Quindi, e addirittura anche i ragazzi dell'area penale non pagano. Quindi diamo il modo di ragazzi di riscattarsi. Allora questa cosa qui deve essere supportata, deve essere messa in evidenza come esempio positivo, non solo da parte mia ma anche di altre associazioni. I miei atleti, come pure stamattina abbiamo qui il campione d'Europa Marco Maddaloni, mio figlio, che fa parte del progetto Rio 2016, è un modello in pasto ai ragazzi per far sì che possano sognare per arrivare alle Olimpiadi. Io il messaggio che volevo dare è questo qui. Noi abbiamo fatto, praticamente abbiamo messo questa agenzia in modo che anche, non dico un euro, possono dare tutti gli italiani. Noi riusciamo a costruire la cittadella dello sport, perché dobbiamo anche capire che il governo è in crisi e in questa crisi, fin quando non si risolvono, è come due genitori che litigano, alla fine sono i figli che ci hanno. E quindi chiedo a tutti gli italiani di darci una mano, ma non per risolvere il mio problema, è per dare una mano a tutti i ragazzi di Scampia e che questo sia un esempio per lo Zen di Palermo, che siano sempre per i ragazzi di Roma, per i ragazzi di Torino, tutte le case popolari che sono state costruite, che purtroppo creano disagi, malumore, bullismo, criminalità. Attraverso lo sport tutto ciò è possibile, ci dovete aiutare ad aiutare gli altri. Arrivare alle Olimpiadi del 2020. Questo è un territorio di 100.000 persone, quasi la maggior parte, più di un terzo, sono giovani e quindi hanno bisogno di strutture, caro Ministro, e del vostro sostegno per arrivare a sognare e fare le Olimpiadi. Siamo qua apposta. Come lei mi diceva, ci sono tanti grandi ragazzi e belli ragazzi. Li presento. Allora, sì. Come li chiami? Gianni Maddaloni. Che sport fai tu? Niente. Allora, in palestra puoi incominciare da oggi, guarda, abbiamo guadagnato. Gratuitamente. Allora, tu vedi quanti Presidente. Nicolò. Beh, intanto sono molto contento di essere di nuovo a Scampia, di rincontrare tanti miei amici. Qui ne ho un gruppo che mi stanno seguendo da questa mattina. E certamente io credo che la presenza dello Stato in questa parte del nostro paese sia estremamente importante. Ci vuole una presenza però normale, no? Questa mattina sono arrivato, ho incontrato i miei amici studenti, naturalmente gli insegnanti, i dirigenti. Credo che sia molto bello, credo che sia veramente il modo di fare la scuola. La scuola non è solo in aula, la scuola la si deve vivere tutti i giorni, la si deve vivere nelle relazioni tra le persone, si deve imparare a rispettare le regole. E loro sono molto bravi, sono veramente orgoglioso di essere qua e orgoglioso di avere questi miei amici qua.